La Procura della Repubblica di Palermo in questi giorni ha chiesto il rinvio a giudizio, tra gli altri, di Nicola Mancino. Nicola Mancino, già Presidente del Senato, ma oggi lo voglio ricordare come già Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. È accusato di falsa testimonianza in una delle più delicate indagini degli ultimi decenni del nostro Paese, quella della trattativa tra pezzi di Stato e Cosa Nostra. La notizia non mi sorprende. Nicola Mancino lo ricordo nitidamente, ricordo il suo sguardo abbassato quando da presidente della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura lesse il dispositivo di quella sentenza che io reputo vergognosa, che mi strappò la toga di pubblico ministero. Perché in alcune indagini molto delicate, Why Not, Poseidone, Toghe Lucane, avevo individuato responsabilità in livelli molto alti della politica, delle istituzioni, di collusioni col crimine organizzato. Quella sentenza per disciplinare, per certi versi, io l'ho considerata una medaglia per chi in Calabria, in condizioni di isolamento istituzionale pesantissimo, non si è girato dall'altra parte, non ha abbassato lo sguardo, non ha chiesto il trasferimento. Beh, oggi credo che una soddisfazione l'ho avuta e ovviamente non mi ripaga per nulla di un dolore che solo la morte terrena potrà cancellare. Apprendo nelle stesse ore che un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, l'allora maggiore Grazioli, che seguì l'indagine Poseidone dopo che mi fu revocata illegalmente dal Procuratore della Repubblica, c'è un processo a Salerno per corruzione in atti giudiziari nei confronti di diversi magistrati, e che guidò l'indagine Why Not dopo la vocazione, anche questa a mio avviso illegale, che mi fu fatta dalla Procura Generale di Catanzaro, apprendo in questi giorni che viene arrestato per tentata estorsione aggravata per fatti di mafia, perché in concorso, perché per fatti di mafia, in concorso con la famiglia Arena, che è una delle più potenti organizzazioni mafiose dell'Andrangheta calabrese. Beh, di quel maggiore Grazioli feci dichiarazione alla Procura di Salerno, dichiarazioni che oggi stanno nel processo in cui sono parte civile per corruzione in atti giudiziari. Tutte cose dette anni fa, ma anni fa il Consiglio Superiore della Magistratura, Nicola Mancino e un'altra bella pletora di pezzi di istituzioni preferì scegliere la strada migliore, quella di cacciarmi dalle funzioni di pubblico ministero, cacciarmi da Catanzaro e continuare a far lavorare in quelle sedi persone come appunto il maggiore Grazioli, oggi arrestato per fatti di 'ndrangheta. Poi, come nelle vicende più tragiche del paese, anche di quelle più drammatiche, anche di quelle che fanno soffrire e che anche a distanza di anni provo difficoltà a ricordare, c'è sempre qualcosa di comico. Leggo sulle agenzie che il Consiglio Superiore della Magistratura di adesso continua a processarmi. Beh, fa ridere. Bocciatura postuma per De Magistris al CSM. Hanno il buon gusto di mettere postuma tra virgolette, perché io sono vivo e vegeto, per fortuna e grazie a Dio, anche se qualcuno professionalmente mi ha voluto morto. È curioso che il Consiglio Superiore della Magistratura, invece di interrogarsi su quello che è accaduto qualche anno fa e che evidentemente furono scritte pagine vergognose in quel consesso istituzionale, continua a giudicare un magistrato che ormai non è più magistrato da 3 anni, perché ho avuto anche la coerenza di dimettermi dall'ordine giudiziario dopo aver fatto un'altra scelta, che continua a tentare di giudicarmi su questi fatti. Si interrogasse il CSM su quelle pagine, su quella sentenza disciplinare, sul perché si decise di fare quella scelta. Sarebbe un gesto bello dalle istituzioni per recuperare una credibilità che io credo non solo nei miei confronti, ma nei confronti di tante persone del Paese è stata smarrita.
Speriamo che Nicola Mancino acquisti un po' di memoria. Quella memoria che Salvatore Borsellino anni fa gli aveva chiesto di mettere in movimento, perché non mi risulta essere uno smemorato, perché me lo ricordo molto vigile durante il processo disciplinare. Finalmente un po' di luce sta arrivando, finalmente, come dicono i magistrati di Palermo, si è entrati nella stanza della verità. Io mi batterò per sempre, anche oggi in altre vesti da sindaco, perché la verità sulle pagine più buie del nostro paese sia ricercata e individuata. Verità e giustizia, non la legalità apparente degli apparati deviati dello Stato.